Amici sportivi, buon pomeriggio dallo stadio Immergas Green Arena di Sorbolo. In campo le formazioni di Lentigione e Sasso Marconi nel quadro del campionato di Serie D, girone D, sesta giornata. Le formazioni delle squadre in campo: Lentigione gioca con il numero 1 Cheli, numero 2 Dodi, numero 3 Aigeman, numero 4 Scalini, numero 5 Zagnoni, numero 6 Tarantino, numero 7 Caprioni, numero 8 Martino, numero 9 Piccinini, numero 10 Staiti, numero 11 Boagli. Per quanto riguarda Sasso Marconi, in campo col numero 1 Giannelli, numero 2 Zannoni, numero 3 Magliozzi, numero 4 Bozzato, numero 5 Pedrelli, numero 6 Minutolo, il numero 7 Monti, numero 8 Collarieti, numero 9 Della Rocca, numero 10 Galeotti, numero 11 Fioretti. Il giovane arbitro Maxim Frasignac della sezione di Gallarate dà il suo fischio d'inizio. Ugualmente Martino si possesse la palla, salta netto il numero 8 Collarieti, pallone ancora sulla destra, pallone ancora servito in area, il tiro è gol! Gol da parte del Lentigione, segnato da Piccinini per un vantaggio lampo al primo minuto e 45 secondi sul limite dell'area di rigore. Il fischio dell'arbitro, la breve rincorsa a parte di Scalini che tira direttamente in porta e il portiere riesce a deviare. Tocco da parte di Caprioni, lo scambio con Boalit che prova il destro e ancora la parata in un tempo, poi ancora Caprioni e ancora il pallone che però termina dalla parte opposta. Da ancora Staiti che cerca di far partire proprio con un grande intervento, tiro poi di Caprioni che però sorvola la traversa, palla che viene riconquistata da Tarantino, arriva il tiro, pallone che però incoccia in Piccinini con Caprioni che propone ancora il centro, ancora per Piccinini, la grande parata del portiere Giannelli, ancora Piccinini e la ribattuta. Visto che non ci sono punte di ruolo, perché né Caprioni né Piccinini lo sono, attenzione però a questa azione di Staiti che propone ancora il centro per Caprioni e c'è la grande parata del portiere. Piccinini che comunque è un giocatore poliedrico, è un po' un jolly in questa squadra. Attenzione, non posso farti venire perché c'è ancora il lancio per Staiti, pallone sul suo sinistro, il tiro e ancora una volta il portiere. Ne riparleremo anche più avanti di questo, vediamo pallone incollinati, colpo di testa questa volta, botta sicura Piccinini che spedisce fuori al 32esimo. Lentigione, attenzione, il tocco però di Piccinini è sbagliato, ma l'arbitro manda tutti in espulsione per la fine del primo tempo, un primo tempo dominato dal Lentigione che sta conducendo per 1-0 dagli uomini di Notari. Inizia in questo momento il secondo tempo, non vi sono sostituzioni, attenzione all'ottimo intervento ancora di Staiti che sta naturalmente giocando una grandissima partita. Pallone sulla sinistra per Caprioni che entra in area, pallone sul suo sinistro, giudicato regolare l'anticipo di Pedrelli, il lancio per Piccinini, regolare, attenzione Piccinini, arriva in area, lo chiude Magliozzi, il tiro direttamente però sul portiere numero 2 Zannoni, battuto già l'angolo in maniera molto rapida, attenzione al tiro di Staiti, palla ancora lì, poi arriva Piccinini, il suo tiro, ma l'arbitro beccato molto bene Scalini, il lancio per Piccinini, posizione regolare, la porta posta, liberissimo Caprioni, ancora una volta un'azione Aigeman che può quindi sul filo del fallo laterale proiettarsi in avanti, attenzione la possibilità di un'azione d'attacco, viene servito Martino la possibilità per un tiro di destro e c'è il raddoppio di Martino che indovina e trova l'angolo alla destra del portiere. Sasso Marconi con Monti, ma è ancora Aigeman che ha spazio davanti a sé, può cercare di arrivare nelle zone dell'area, addirittura sulla linea di fondo, il suo traversone, colpo di testa e gol da parte di Piccinini per il 3-0. E ancora un grandissimo assi di Aigeman che è senz'altro uno dei migliori in campo. Il lancio ancora su Caprioni, ora il Sasso Marconi si scopre un po', attenzione il taglio di Piccinini, ma Caprioni deve affidare il pallone a Staiti, la possibilità di entrare in area, pallone sul destro e la parata del portiere verrà ribattuta da Monti a beneficio di Galeotti che tenta la conclusione e la parata da parte di Cheli al 39esimo. Questo forse è il primo tiro in porta nello specchio effettuato dai giocatori del Sasso Marconi, invitato all'azione sulla destra, ancora il traversone verso il centro, il colpo di testa e la parata, l'innesto di Staiti di essere veramente una formazione di tutto rispetto, ben quadrata, abile e soprattutto in fase d'attacco. C'è il triplice fischio dell'arbitro per la fine di questo incontro, il Lentigione batte per 3-0 la squadra del Sasso Marconi.